Ciao a tutti, siamo tornati in diretta anche oggi per tenervi compagnia. Aspettiamo appunto che iniziano a collegarsi un po' di persone e dopo partiamo con l'intervista, la chiacchierata con Denise Della Giacoma. Come avete visto dalle nostre stories, oggi sarà con noi Denise. Denise è un'insegnante di yoga, un'insegnante di Pilates e è anche una appassionata di sport e soprattutto di montagna. E adesso aspettiamo che guardi la live e che si colleghi. Eccola. Ecco, ce l'ho Eccola, fatta. ciao Denise. Hai detto, appena sono in diretta, avevo 100 persone in diretta e continuavo a scrollare perché dicevo, dov'è? Cioè, sono tutte in diretta praticamente. È un po' il trend del momento. Poi Sì, veramente. dopo il 4 maggio staremo tutti fuori, forse Cioè, meno live speriamo. sui social e più, Ciao, bella. e più live in montagna, se si potrà, perché appunto dobbiamo capire quali saranno le prossime Speriamo. direttive o no. Su qualche aspetto, perché vorrei ovviamente salire in montagna, rivedere la mia famiglia, che non li vedo da tantissimo. Quindi sto aspettando il 4 maggio. Certo, allora facciamo un passo indietro, Denise, perché ovviamente chi ti segue ovviamente ti conosce, sa tutto di te, però appunto magari chi segue Donne di Montagna, sì, molte stanno praticando e praticano yoga con te, però magari altre insomma non ti conoscono, giusto? Quindi Certo. dove sei adesso? Da dove ci parli? Adesso sono a Ferrara, che è dove abita il mio ragazzo, cioè abita, noi abiteremo a Barcellona in realtà, dove è a casa, di famiglia e siamo in campagna, quindi in provincia di Ferrara. Ok, e prima però dove eri? Perché sei rientrata in Italia da relativamente poco. Prima sì, sono in Prende pochissimo internet qua, soprattutto quando c'è vento, quindi speriamo che tenga. Perché c'è vento? Sì, c'è tanto vento. Si è sentito Cavolo. quello che ho detto Non tanto, io non o no? l'ho Ah, ho sentito. detto che siamo partiti da Barcellona. Sì, quando? Non ho molto la cognizione del tempo in questo momento, direi una ventina di giorni fa. E sei riuscita a arrivare qua come? Col traghetto, ti stavo dicendo, non si è sentito l'ultimo traghetto No, non si è partito sentito. per far tornare proprio gli italiani su Genova, quindi abbiamo preso questo traghetto che ci metteva 24 ore, ma ci abbiamo messo 24 ore praticamente solo a salirci, perché tra una cosa e l'altra è stata un po' disorganizzazione e anche ovviamente misure da prendere, no? Per salvaguardarci, tra virgolette, perché poi le hanno prese un po' a caso, quindi è stato un po' il viaggio della speranza. Sembrava che volessero farci prendere il virus praticamente, perché siamo stati chiusi in una sala per tantissimi mesi arrivare alla nave che potevamo andare a piedi. Ah, Poi però. dopo distanze, 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 ma alla fine abbiamo preso tutti lo stesso ascensore, ci stavano due persone in ascensore per salire alle cabine, quindi tutto molto lento, però alla fine queste misure di sicurezza non erano proprio così sicure, ma siamo stati Ok. bene. Ah, siete bene, bene, Sì, l'importante è sì. quello. Senti, facciamo un passo indietro. Allora, tu nasci e cresci in montagna, in Val di Fiemme, in Trentino. E diciamo che io ho voluto tanto intervistarti, a parte perché è difficilissimo, anche se sei a casa, sei sempre impegnata, quindi è difficilissimo trovarti perché sei super, stai organizzando un sacco di cose, È vero, vero, sì. online? Cos'è che stai facendo adesso Ho online? fatto, beh, a parte che ho sempre lavorato online, quindi a me non è cambiato assolutamente la giornata, anzi quasi si è riempita, no?
Però ho organizzato molti contenuti gratuiti e molti retreat, sono tre, ne ho organizzati. Questi retreat prevedono più attività durante il giorno e quindi mi hanno preso ovviamente molto tempo nello starci, ma anche nell'organizzarli ovviamente. Quindi ho fatto questi tre retreat di yoga per, diciamo, far vivere l'esperienza del retreat quanto più possibile, perché ovviamente non è la stessa cosa rispetto a quelli offline. Alle persone in casa, quindi dalla meditazione la mattina presto alle 7:30, alla pratica di yoga e eccetera, insomma, le varie cose che abbiamo fatto, diverse attività. Sì, ti sento a strappi, ma vabbè. Oh. Infatti non vedo che ogni tanto reagisci e purtroppo, ma strano, cioè nel senso. Oddio, l'altra volta mi è saltata una live completamente mentre facevo yoga, però vediamo, insomma, se ce la facciamo. Va bene, allora, dicevamo, tu nasci e cresci in Trentino, sei un'ex atleta di fondo, hai fatto anche il topolino. Raccontaci un po', la tua, un po' in breve ovviamente, la tua storia, perché è anche una storia veramente interessante, che vale la pena essere raccontata, secondo me, perché anche per quanto poi è stato difficile raggiungere quello che stai facendo ora, no? Certo, eh sì. Quanti sacrifici hai fatto dietro a quello che stai facendo adesso? Ci sono tantissimi sacrifici che hai fatto. Sì, tanti sacrifici e anche tante scelte difficili, direi, no? Quando non è facile prendere certe decisioni. Comunque ho iniziato a fare le gare di sci di fondo dalle prime categorie baby fino a che non ho smesso di sciare a 21 anni e in questo arco di tempo diciamo che ho avuto dei risultati buoni fin da piccola, come dicevi tu, al Topolino, che l'ho vinto 2 volte. E poi sono entrata nella nazionale junior, quindi sono andata a fare mondiali junior, ho fatto buoni risultati in Coppa Europa e soprattutto sono stata arruolata nelle Fiamme Gialle, che mi ha dato quindi lavoro e mi ha permesso di essere un'atleta professionista ed è o era il corpo militare, diciamo, più ambito dagli sportivi. Poi Esatto, basta, poi ho smesso. e dopo basta, cosa è successo? Cosa è successo? È successo che in realtà io fin da adolescente, un po' perché ero ribelle come tutti gli adolescenti, sentivo che non mi piaceva, che non era la strada che volevo prendere, che non mi dava così tante soddisfazioni, che era più che altro la passione di mio padre e lo facevo per non deluderlo, perché lo facevo felice, finché a un certo punto quella voce dentro di me da che sussurrava, sussurrava, ha iniziato ad urlare. E allora lì l'ho ascoltata e ho detto, adesso te la sto veramente riassumendo perché Certo, dietro ci sono mille sfumature, non certo, stavo veramente più bene, quindi ho deciso di smettere e di cambiare completamente vita e lasciarmi a prendere gli sci al chiodo perché per molti anni non ho più fatto sci di fondo e non ho neanche voluto fare corso maestri, cioè proprio ho avuto la nausea, anche se sono molto grata a tutto quello che mi ha insegnato lo sport, ovviamente la competizione, la disciplina, la costanza, il sacrificio, eccetera. e quindi decidi di lasciare tutto e andare a Roma, trasferirti a Roma. Sì, infatti quando hanno dismesso un tot di atleti quell'anno e hanno detto voi dove andate, dove andate, dove andate, le Fiamme Gialle, a me non me l'hanno neanche chiesto perché ovviamente la caserma era a Predazzo, io sono di Predazzo quindi non mi hanno neanche detto dove voglio andare, era tipo, era scontato che io volessi stare a Predazzo, invece io ho detto scusate, mi potete trasferire a Roma? E tutti mi hanno detto ma cosa dici? E invece sì, ho lottato con tutta me stessa per farmi trasferire a Roma perché volevo proprio cambiare vita, iniziare da zero. E così è stato, perché quando mi sono arruolata ero stata a Castel Porziano, in questa caserma, con tutti gli atleti di tutte le discipline più estive. E per me era tipo un villaggio Valtour, quindi ho detto voglio andare lì, voglio lavorare lì, voglio cambiare vita, vivere vicino al mare, vivere in una città. E così è stato. Quindi dalla montagna al mare e hai Sì. iniziato a appassionarti anche, ma è stato lì che hai iniziato a appassionarti al surf. Sì, qualche anno dopo, comunque sì. E a Roma quindi cosa hai iniziato a fare? A Roma sono stata lì in quella caserma lì a Castel Porziano, quindi ho continuato a lavorare per le Fiamme Gialle, facevo eventi, ho lavorato in un ufficio stampa, mi hanno insegnato un sacco di cose, devo dire, però mi sentivo comunque, tra virgolette, limitata, in gabbia. Quindi è capitata l'opportunità di essere trasferita, mi sono stata trasferita al Ministero degli Esteri.
Ho lavorato al Ministero degli Esteri, nel frattempo mi sono iscritta all'università e ho iniziato a fare altre cose, stare un po' negli eventi sportivi, fare surf, fare yoga, eccetera. Quindi a lavorare anche nei locali e fare vita completamente fuori di testa, in quegli anni lì. Però tutto un mix di cose. Che se posso dirlo, adesso fra virgolette è un po' una moda lo yoga, però diciamo che tu hai iniziato, nel senso non era una pratica così No. diffusa lo yoga quando hai iniziato tu a Io non farlo. conoscevo nessuno che lo faceva, però quando ho fatto un viaggio da sola, sono andata in California, tipo 20 giorni da sola, e già questa parola mi risuonava perché già a 18 anni, quando ancora facevo gare, io avevo provato ad andare a una lezione che però si era dimostrata un disastro, perché non era né lo yoga che insegno adesso né quello che mi aspettavo. Però, chiusa parentesi, in California, in ogni dove, io mi giravo e vedevo qualcuno che faceva yoga, o qualcuno che mi parlava di yoga, o uno studio di yoga, o un prato con le persone che facevano acroyoga. E quindi da lì ho iniziato a interessarmi, a praticare. Poi sono tornata in Italia e ho iniziato ad esplorare e a conoscere gente che faceva yoga, ma prima non conoscevo nessuno. Ok, quindi il tuo periodo a Roma come lo puoi definire? Lo posso definire come... Oddio, non... Definirlo in poche parole è difficile, però è stato un provare tante cose per poi trovare la cosa giusta. A Roma allora hai iniziato lì a capire che volevi insegnare yoga? Sì, diciamo che quando ho fatto la prima formazione era più per approfondire, cioè mi piaceva così tanto che volevo stare 20 giorni a fare solo quello. Quindi non ho detto adesso insegno yoga, però quando io mi sono poi licenziata dal Ministero degli Esteri, avevo la rubrica, ti ricordi, su Studi Aperto, quella di Nexion. Chi Quindi è ho... che non ha visto Denise della Giacoma su Italia 1? veramente. Quindi ho detto, va Era bene, bella io... quella rubrica in Sì, action proprio su guarda, io mi Italia divertivo 1. Era molto tantissimo. bella, Mi divertivo veramente. Basta, veramente. non la fai più, non riesci più a farla. No, non la faccio più perché, ti spiego, mi sono licenziata dal Ministero degli Esteri, quindi mi sono congedata e ho perso il lavoro sicuro per dedicarmi a quella cosa lì, che non mi dava tanto a livello di, insomma, cioè mi pagavano molto poco, però mi divertiva e mi stimolava. 10 giorni dopo essermi licenziata dal Ministero degli Esteri, mi ha chiamato Studi Aperto e mi ha detto: guarda che abbiamo deciso che nonostante sia molto figo il programma e tutto, preferiamo fare un programma di gossip al posto di In No, Action. Sei no. interessata? Vuoi? Io ho detto ciao, grazie, ho messo giù il telefono. E quindi mi sono trovata senza lavoro. Non potevo più tornare indietro, non potevo più fare niente. Ho detto, ora cosa faccio? E Lì lì... è stato un po' il tuo momento, diciamo, un po' più buio, forse. Beh, sì, è stato un momento buio perché... Allora, se n'era andata la mia nonna che mi aiutava sempre, per esempio, a pagare l'affitto, eccetera, a Roma, che sono molto cari, e quindi mi sono ritrovata senza più stipendio, senza soldi da parte, senza lavoro, e mi sono dovuta trasferire vicino al mare di nuovo, da Roma Centro, ero tipo, vivevo vicino ai Musei Vaticani, nel posto più carino di Figo, Roma, sì, sì, e eh? sono andata a Fregene, cosa che... Non mi dispiaceva perché ero vicino al mare, però vivevo in un garage arredato. Cioè, quando sono venuti i miei genitori, gli si è tipo stretto il cuore, ero senza riscaldamento. Dormivo col berretto, il passamontagna e vedevo uscire l'aria, il fumo dalla bocca da quanto era freddo. Quindi mi sono sentita ovviamente male, mi ero lasciata con quello che pensavo fosse l'uomo della mia vita. Tutto no, insomma, tutto no. Finché nella grande difficoltà è uscita questa cosa del ma io ho il brevetto, io posso insegnare yoga, io sono un insegnante di yoga e da lì ho iniziato a insegnare yoga ed è sempre detto in poche parole che sembra facile, una cosa che dice vabbè, il giorno dopo si è svegliata, ha iniziato a fare yoga e avere successo con lo yoga, non è stato così E che ovviamente, anni cioè non... erano quindi? anche qua faccio ben fatica a ricordare. Allora, era tipo 6 o 7 anni fa, perché non mi ricordo esattamente. Esattamente, credo di essermi licenziata nel forse 2014, fine 2014, non sono sicura. Quindi anche di più. Non mi Quindi ricordo sono bene. tanti anni che diciamo coltivi, studi e ti prepari per questa passione che è poi diventato un lavoro. Sì, no. Io ogni anno faccio una formazione. Ma anche qui durante la quarantena le mie giornate sono piene di lavoro, ma anche, cioè adesso mi sono iscritta a un seminario che dura 10 giorni, leggo sempre, quindi è vero, cioè studio sempre, anche perché lo yoga è un mondo
dove non si finisce mai di imparare, quindi sì, è da tanti anni. E dopo, che vale la pena, non per fare gossip, ma Guarda che mia mamma ha perché... scritto 2014, mia mamma si ricorda, Ah, io non ecco, ce la posso brava, fare. brava. Te l'ho 2014 ho conosciuta anche iniziato. tua Sì, mamma, ricorda di rifugiata te. di Velle. Sì, sì, Ciao! sì, sì. Ciao Mirta! Ciao Mirta! E che dopo, insomma, c'è stato l'incontro con Dario, quello che è il tuo ragazzo, perché 4 anni fa, 4 anni fa. questo me lo ricordo. Sì, esatto, anche lei è contento se te lo ricordi, credo. Questo secondo me non è per fare gossip, però secondo me in qualche modo ti ha aiutato poi per quello che è il tuo attuale progetto, il tuo attuale Sì, lavoro e poi il certo. lancio della tua Yoga Academy, la prima Academy online. Sì. Non lo, assolutamente non lo nascondo, anzi, il brevetto da bagnina, dice mia mamma, è vero, ho preso anche quello. Comunque, vabbè, chiudiamo Così. parentesi. Ah, stai Allora, bene? sì. Tra le tante cose, comunque sì, ho incontrato Dario e sapevo già qual era il suo lavoro, che era esperto, eccetera, e lui mi diceva sempre, avevo già il canale YouTube, lavoravo già con Instagram, eccetera, ma lui mi diceva, fai questo, no? Fai video, fai formazione online, fai... Io dicevo sempre, no, 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 no. A un certo punto, quindi dopo quasi 2 anni che stavamo insieme, poi mi ha dato dei consigli utili, cioè abbiamo rifatto il blog, eccetera, però l'Academy ci è voluto un po', perché quando ci siamo trasferiti a Barcellona mi sono resa conto che... Dovevo ripartire da zero di nuovo perché avevo la community di persone a Roma e poi anche a Predazzo, perché sono stata 6-7 mesi anche a Predazzo, che praticavano con me a Barcellona, non sapendo lo spagnolo. Sì, un po' lavoricchiavo, ma non, cioè, dovevo ripartire da zero. Quindi lì mi ha convinto a fondare la scuola. Quindi ho iniziato a fare tantissimi video e insieme abbiamo iniziato a creare questa scuola online. E noi, quando abbiamo lanciato, eravamo da soli. E per 3 giorni non ci siamo mai alzati dal tavolo per fare assistenza, capito? Abbiamo lavorato tantissimo e già da subito abbiamo avuto dei risultati pazzeschi e da lì ho iniziato a crederci, ma soprattutto non tanto a credere al risultato, a credere al sentire le persone, perché io dicevo no, ma io non posso insegnare yoga online, io devo vederle, devo abbracciarle, devo toccarle, devo guardarle negli occhi, cosa bellissima, ovviamente ancora adesso. Ma lo scambio di energia è stato forte fin dall'inizio, quindi ci ho creduto, ho detto qua funziona. Io arrivo alle persone e le persone arrivano a me, ma soprattutto lo yoga arriva alle persone. E quindi da lì è stato l'inizio vero e proprio, posso dire, della salita, cioè nel senso della salita in senso positivo, del successo di quello che è stato poi tutto quello che è nato anche Ma di che conseguenza. differenza c'è tra insegnarlo vedendo le persone, appunto, e insegnarlo online? Beh, quando faccio una lezione online, beh, adesso le sto facendo le live, per esempio, però sono davanti a una telecamera. Il punto è che la community è grande, quindi continuiamo a sentirci, a scriverci, quindi le persone mi scrivono all'interno del gruppo, studenti di Yoga Academy, e ci sentiamo e tra di loro si sentono e quindi si comunicano, si ispirano a vicenda, questo intendo a livello di calore. Poi, ovvio, quando faccio un evento come è successo l'anno scorso, è tutta un'altra cosa, no? Quando abbraccio le persone e pratichiamo di persona. Però non era possibile per me perché viaggiavo tanto, vivevo a Barcellona, ma soprattutto mi continuavo a spostare, a spostare, a spostare. Quindi è nata anche da un'esigenza mia personale fare questa cosa, che però accontenta anche le persone, tra virgolette, o come me, che viaggiano sempre e non possono praticare sempre nello stesso studio. O le persone che o non possono andare perché non c'è, tipo a Predazzo fino a un po' di anni fa non c'era una scuola di Certo. yoga, e nella maggior parte dei paesi in Italia. E quindi anche per quelle persone è comunque un aiuto, un punto di riferimento la scuola. E poi ci sono anche molte persone che fanno resistenza, che magari all'inizio non se la sentono di andare in uno studio e preferiscono seguire una persona online. Esatto, ma quanto è importante secondo te praticare lo yoga? Perché adesso sembra a me che io... Ti dico, la prima volta che l'ho fatto è stato con te, su al Alla rifugio, Rada di proprio Varal. a Rada di Vel, al tramonto, è stato bellissimo. A Però parte il ti freddo, no? dico, a Non parte era il freddo. freddo, ma sì, vabbè, però ci hai fatto veramente, in realtà ci hai fatto veramente scaldare, quindi Ah, ok. non è, cioè, ho solo un bel ricordo. Meno male.
E quanto è difficile capire chi lo fa bene, chi lo pratica bene e quanto è moda, e che benefici dà? Non so se mi sono fatto un po' una domanda Ma contorta, però cioè, in da realtà. esterna mi sembra un po' una moda del momento, te lo dico così, Beh, allora, una te lo moda dico degli così come la ultimi anni. penso. Secondo me, io l'ho detto, è vero, sì, va di moda ed è molto tipo che sei cool se fai yoga un po', no? Però è una moda positiva perché dico, ben venga se è alla fine Certo. poi una pratica che ti dà così tanti risultati e così tanti benefici, no? Perché sono veramente tanti. Poi ognuno trova il proprio beneficio più grande e Ok. gli dà il senso più grande, però sì, è una moda, ma dà ovviamente dei risultati pazzeschi. Ovvio che se uno lo fa solo per fare le foto e metterle su, fa qualcosa che non è yoga, capito? Quindi è quello. Cioè, se uno lo fa solo per quello, non è. Se uno lo fa magari all'inizio perché è di moda e perché vede che lo fanno tutti o lo fanno in tanti, ma poi dopo quando lo inizia, che qualcosa scatta dentro, e che non riesce più a fare a meno, che comunque si innamora della pratica o si innamora anche solamente della meditazione, degli esercizi di respirazione, poi diventa una moda che però cioè, diventa una tua pratica. Mi sono bloccata. Sì, ecco, eccoti. Ecco, Non so dove mi sono bloccata. no, no, ti ho sentito. Ah, ok. In questo mare magnum di offerte, come si fa a capire chi ti propone dei corsi seri e chi no? Faccio veramente fatica da inesperta a capire. Lo so, perché anche io facevo anni fa quando ho iniziato fatica. Quando io, cioè già 5 anni fa, 6 anni fa, e seguivo magari degli insegnanti americani su YouTube, alla fine mi confondevo perché dicevo sono troppi, magari mettevo su una lezione e a metà la toglievo e la cambiavo. Ok. E lo stesso succede ora. Io penso che è vero, non è facile assolutamente, bisogna provare tanto, ma soprattutto io quello che dico sempre è continuo a dare contenuti gratuiti su YouTube. Ma nella scuola, in Yoga Academy, una persona fa un percorso, cioè inizia da un punto ed arriva ad un altro, poi non c'è Ok. Ok. mai una fine, perché come dicevo prima, un percorso senza fine, si impara sempre qualcosa di nuovo. Però questa è la differenza che in Yoga Academy, se mi scelgono me come insegnante, poi decidono loro fino a quando, però si abituano al mio modo di insegnare, si abituano al mio stile e soprattutto iniziano e vanno avanti seguendo un percorso, quindi è quella la cosa, no? E io stessa, adesso che ho trovato un'applicazione americana dove seguo la mia insegnante di yoga, se seguo lei perché lei è la mia insegnante. Quindi magari poi ogni tanto provo altre cose, ma torno sempre lì, torno sempre da Ok, lei, quindi c'è capito? anche l'importanza di quello che ti trasmette la persona che ti insegna, è molto Assolutamente fondamentale sì. anche questo. Pensa che la maggior parte delle persone fanno la prima lezione di yoga e dicono non fa per me. E la maggior parte delle volte è perché magari non sono entrati in sintonia con l'insegnante. Ok, Non che l'insegnante non è bravo, ma che non è non è entrato in sintonia. sintonia. Sì. Paola mi chiede, la Paola, Marzia organizza un evento yoga con Denise, ci avevamo Sì, è pensato, vero. solo che tu sei sempre in giro per il mondo. Ma no, dai, Beh, ti avevo detto. allora, ascolta, quando te l'ho chiesto mi Ah, hai detto devo andare a Bali. ok. Ti Vai, ricordi? dai. Ti Sì, no, ricordi? no, mi ricordo che ti ho detto, dai, ti prego, aiutami, organizziamo qualcosa in Trentino, facciamo qualcosa. Però è vero, sì, negli ultimi anni sono stata abbastanza dinamica. Ora che Dinamica. si potrà viaggiare di meno all'estero, probabilmente sarò più in Italia e quindi facciamo qualcosa. Senti, quindi in questi ultimi anni quanti posti hai visitato? Dove sei stata? Tanti. Cioè, sì, non so dirti, nel senso che magari poi sono tornata spesso negli stessi, come a Bali, sono tornata 3 volte. Però l'ultimo viaggio è stato alle Hawaii, ma non lo considero un viaggio perché è stato un incubo più che un viaggio. E ho fatto un viaggio di pochissimi giorni, ma è un viaggio che consiglio di fare a tutti perché mi sono innamorata del Perù. Ero lì per una collaborazione, un Ok. lavoro, ma quello che ho visto era tipo la fine dell'anno scorso, ottobre così. Bellissimo, assurdo, bellissimo, qualcosa di veramente allucinante. E le Hawaii
Era un viaggio che avevo fatto tanti anni fa da sola e che ci tenevo tanto a rifare, ma purtroppo non è andato, diciamo, a buon fine. E se no, tanti viaggi, sì, viaggio, per esempio, anche le formazioni che ti dicevo, ogni anno faccio una formazione di yoga ed è anche una scusa per viaggiare, quindi le scelgo sempre in posti che magari mi piacciono. L'ho fatto sempre in Grecia, per esempio, negli ultimi anni, perché mi piace molto la Grecia. Sì, sono stata in tanti posti, però boh, forse non così Cioè, tanti, non so. però diciamo che questo lavoro ti permette di girare un po', organizzarti il tuo tempo. Assolutamente sì, anche se a volte, ti devo dire la verità, e voglio sottolineare che non è un lamento, perché sennò poi partono, Ok, magari, esatto. che quando sei in viaggio però sacrifichi gran parte del viaggio per lavorare, ovviamente. Ok. Quindi una volta quando lavoravo in ufficio ed ero in viaggio, ero presente al 100% solo nel viaggio. Ora so che la maggior parte dei giorni dovrò passare almeno metà giornata a lavorare. Quindi non è proprio, diciamo, c'è il lato negativo, tra virgolette, ma positivo che puoi organizzarti, puoi viaggiare, puoi lavorare in viaggio. Comunque, hai sempre un sacco di idee, un sacco di progetti nuovi. Adesso ho visto che hai un po' lanciato il diario della gratitudine. Vero. In cosa consiste? Allora, consiste negli ultimi anni ho fatto tanto questa pratica della gratitudine perché Dario mi aveva regalato questo journal, arrivato dall'America, e per 6 mesi avevo deciso di dedicarmi alla gratitudine e avevo sentito veramente i benefici nel farlo. Mi piaceva la pratica del prendermi 5 minuti alla mattina e 5 minuti alla sera a pensare alle cose di cui sono grata. Quando ho fondato Yoga Academy, avevo fatto questo PDF in cui consigliavo alle persone di compilare questo PDF, questo diario della gratitudine, e ho avuto un riscontro super positivo, ma veramente. Poi dopo continuavano a chiedermelo. Allora ho detto, cavoli, perché non fare un diario della gratitudine che le persone possono portare, mettersi in borsetta, quindi qualcosa che non sia un PDF, ma qualcosa che possono tenere in mano. Quindi ho iniziato diciamo, a pensare a quest'idea, ho iniziato a scrivere quella che poteva essere la prefazione, eccetera, mentre continuavo a praticare la gratitudine, quindi credevo sempre più. E nello scrivere la prefazione andavo ad informarmi, a leggere esperimenti, fatti, articoli, eccetera, che confermavano quanto fa bene la gratitudine, praticare la gratitudine e quanto influisce sulla nostra felicità, no? Perché noi pensiamo sempre che saremo felici quando avremo, no? E quindi siamo sempre concentrati su ciò che ci manca per essere felici. Quando fai quel cambiamento in cui inizi a apprezzare tutto quello che hai e non quello che ti manca, è lì per forza sei felice poi, perché ti rendi conto di quante cose hai, anche le piccole cose. E Sì, soprattutto soprattutto in questo adesso momento, ci rendiamo esatto. conto perché apprezziamo molto di più, no? Quindi penso che sì, adesso c'è stato un grandissimo risveglio spirituale nelle persone e vedo che tante persone iniziano ad essere grati anche per le piccole cose, no? Perché se prima davamo per scontato prendere anche solo 10 minuti di sole in viso, te lo dico perché io a Barcellona non mi entrava il sole, nonostante avessi un terrazzo, no? Grandissimo. Quindi scrivere, sono grato perché i raggi del sole mi hanno scaldato la pelle per 10 minuti, prima non ci avremmo mai pensato, no? Quindi Certo. adesso sì, è il momento in cui sicuramente si apprezza di più. Quindi il tuo consiglio è anche quello in questi giorni di quarantena, ogni giorno magari appuntarsi una piccola cosa, per la quale essere grati. Assolutamente sì. Poi comunque la pratica, cioè quello che dico è, non è tanto, no? Che, boh, non lo so, ti stai bevendo il caffè, dici, ah, scrivo grazie, sto caffè è buonissimo, no? È proprio tipo una pratica di contemplazione in cui lo senti, cioè quasi chiudi gli occhi, ti fermi e lo senti davvero che sei grato in quel momento. Quindi diventa quasi una piccola meditazione, sei veramente in contatto e la senti veramente, cioè lo provi veramente il sentimento, non solo lo scrivi, ma lo provi, capito? E niente, quindi poi dopo l'abbiamo stampato proprio po poco prima della quarantena e è uscito sì, questo prodotto che ho realizzato, ci ho messo un anno e mezzo a farlo, però sì, di recente. E quindi come si fa ad averlo? No, mi sono C'è perso un è sul passaggio. sito diariodellagratitudine.net, uno se lo ordina a casa, e è
È vero che si chiama diario della gratitudine, però è più forse sì, io lo volevo chiamare diario della felicità in realtà, però probabilmente non era, non lo so, non era troppo generico, perché in realtà ti prende questi 5 minuti, 8 minuti, 3 minuti, non solo per la gratitudine, ma anche per lavorare sul tuo miglioramento, no? Quindi scrivi magari che cosa ti impegni a fare nella giornata che inizia, no? Quindi le intenzioni. E le affermazioni che sono comunque molto molto potenti perché sono dei messaggi che arrivano al nostro cervello e anche al nostro inconscio. E la sera prima di andare a dormire invece scrivi che cosa avresti potuto fare per migliorarti oltre alle cose per cui sei grato. Quindi tu sai come migliorarti domani proprio perché sai cosa hai sbagliato oggi, no? Quindi per esempio se scrivi oggi ho visto mia mamma ma non le ho sorriso e il giorno dopo sai che se la vedi le sorridi, capito? Ok. Quindi è più un diario per il migliorarsi, per questo lo volevo chiamare diario Bellissimo, della felicità. bellissimo. Grazie. Te ne manderò una copia. Mille. Ascolta, cioè, ci sono delle domande se volete farle. E hanno scritto chi sono stati i tuoi insegnanti di yoga? Allora, sono stati tanti, però l'unica che veramente mi ha trasmesso qualcosa, che mi ha fatto vibrare, che mi ha fatto capire cos'è lo yoga, è Tara Judell, non è famosissima, non è un guru indiano, è un'insegnante americana, quindi si chiama così. Ok, ma a proposito, tu che sei sempre online, sei sempre connessa, quanto è importante invece la digital detox? Tanto. Tanto, e per me cioè, sta diventando quasi sempre più difficile, ti devo dire la verità, perché allora, per me c'è un'ora sacra ogni giorno che è quella del mattino, in cui faccio yoga, medito, respiro, faccio la doccia ghiacciata, faccio colazione e quindi quella è la mia ora sacra in cui non c'è spazio per nient'altro. Però mi rendo conto, e qui devo veramente essere sincera con voi, che soprattutto in questo periodo sta diventando difficile, perché Dario mi sgrida sempre. Perché io voglio sempre rispondere a tutti. Quindi sono sempre lì o su Instagram o su Facebook che cerco di rispondere a tutti, ma sta diventando impossibile perché in questo periodo che tutti hanno più tempo, tutti sono a casa e tutti hanno iniziato anche tanti nuovi a dedicarsi allo yoga o hanno iniziato a seguirmi, sono centinaia di messaggi e quindi sono sempre lì al telefono perché voglio rispondere a tutti, ma non è possibile. Quindi mi rendo conto che dovrei non solo quell'ora al mattino in cui che prendo per me stessa, ma anche per esempio la sera, anche dopo cena, se sono davanti al camino con Dario, vorrei mettere il telefono da parte, invece non lo faccio, non Certo. lo faccio perché dico devo rispondere perché sennò domani si accumulano altri messaggi. Ma quanto influisce chi ti critica? Perché ovviamente come tutte le persone esposte sui social, come ci sono tanti che ti amano. A Ah, volte certo, succede che assolutamente. arriva anche qualche Ce ne sono. critica. E niente, non sarei bugiarda se ti dicessi che non me ne frega niente e che non mi tocca minimamente quello che le persone, magari gli haters, mi scrivono, mi dicono, che poi non li chiamo haters perché non sono proprio così cattivi, cattivi, cattivi come quelli di Dario, dico sempre. Però sì, certo, non è che poi dopo ci penso per una settimana, però un taglietto me lo fanno, diciamo. Elisabetta, ah no, ci chiedono di nuovo come si reperisce il diario della gratitudine, lo puoi un attimo ripetere? diariodellagratitudine.net E lo www.diariodellagratitudine.net scaricate là. No, lo ordini, è Lo ordini proprio là, come un libro, ecco. sì. E Elisabetta scrive: Denise, cosa consigli per una buona morning routine? Tu fai un sacco di cose in una sola ora. Non diventa un po' stressante? Dico questa cosa, non conoscete Dario, magari qualcuno lo conosce e non conoscete il Marketers World, però quest'anno Dario, mio ragazzo, ha aperto il suo evento, il Marketers World, parlando proprio di questo, parlando di quanto lui si sia stressato di più continuando a lavorare al proprio miglioramento, no? Quindi l'anno scorso Dario si svegliava prestissimo e faceva mezz'ora di meditazione, mezz'ora di yoga, mezz'ora di respirazione e si è preso quello che gli registra le onde del cervello per vedere se è in meditazione. Perché tutte queste cose no, non deve diventare uno stress. Quindi bisogna far sì che la nostra routine sia,
il massimo che possiamo fare e soprattutto rimaniamo flessibili, quello che io dico sempre. Quando io viaggio non faccio un'ora di morning routine. A volte, per esempio, in Perù, che dovevamo uscire alle 6 di mattina, io mi svegliavo e facevo un minuto di meditazione e 2 minuti di yoga, punto. Quindi rimaniamo flessibili come prima cosa e ognuno fa quello che riesce. Soprattutto all'inizio non bisogna fare come faccio io, ma fate 5 minuti di yoga, 5 minuti di meditazione, un po' di respiro, ossigenate il corpo e basta, un quarto d'ora e avete finito. Quindi non, se diventa uno stress non va bene, bisogna ricapire qual è la priorità, magari fare una cosa e non un'altra, fare ciò che ci fa stare bene, ma non deve assolutamente diventare uno stress. Senti, che numeri fa la tua Yoga Academy adesso? Allora, adesso siamo a più di 2000 iscritti, ma questo è successo ovviamente soprattutto con il coronavirus, quindi con lo stare a Vabbè. casa. Sì, perché ovviamente la gente sta a casa e come ti dicevo prima, non solo c'è più tempo, ma probabilmente c'è stato un vero e proprio risveglio spirituale. Questa è la cosa più positiva, che le persone hanno iniziato a guardarsi dentro e a lavorare su se stessi e a cercare ciò che o hanno sempre rimandato o ciò che comunque sanno gli fa stare bene. Invece, per quanto riguarda la community e quindi tutto ciò che è gratuito e dove possono stare le persone sul gruppo Facebook Yoga con Denise, ho visto prima ci sono 60.000 persone, cosa Però, che non mi era sfuggita, ero rimasta a 20.000. questi Sì, 40.000 che sono. veramente. Un'altra domanda, che tipo di yoga fa esattamente? Allora, faccio per lo più Vinyasa e anche le mie formazioni sono state di Vinyasa, poi ho dato un nome al mio metodo che è Body Mind Flow, perché lavora su più aspetti e si esplora al 100% la pratica. Quindi è difficile da spiegare in 2 parole, però diciamo che ci sono diverse cose che lo caratterizzano e ad esempio, l'ho fatto 2 giorni fa una lezione e a un certo punto ho detto alle lezioni, alle persone, basta, ora non facciamo più le asana, le posizioni, ma fate quello che volete, questa è la musica, no? Quindi questa è una parte del metodo che mi piace molto, dare alle persone la libertà di sentirsi libere di fare qualcosa di diverso. Quindi mi piace anche stimolare le persone e fare cose diverse. Per esempio, uno degli aspetti del metodo. Allora, qui si va sui consigli personali. Ilda chiede: mia figlia si è appassionata alle tue lezioni di yoga, in generale allo yoga. Siccome è il suo compleanno, cosa mi consigli come regalo da fare? Che lo saprà già in diretta se ci segue la figlia di Ida. Allora, Ilda, ok. che Allora, regalo può fare? può fare un materassino? Esatto. E poi Ali scrive: ciao Denise, sono iscritta a Yoda Academy da qualche giorno per trovare un'isola di pace in questo momento difficile. Non è facile iniziare a provare ad essere presenti. Come dici tu, consiglio? Ali Cheb. Penso che non è mai facile niente quando si inizia una cosa nuova. Iniziare a fare yoga è come imparare una nuova lingua. E forse per questo essere presenti sembra più difficile di quello che in realtà è, perché se solo chiudiamo gli occhi e osserviamo il respiro e osserviamo l'inspirazione e l'espirazione, siamo già presenti. Quindi non è che dobbiamo, l'aura intorno a noi si colora e diventa rosa quando siamo presenti. Siamo presenti quando siamo consapevoli del respiro e di quello che stiamo facendo sul materassino, punto. Quindi con la pratica capirai che sei presente e che eri presente anche quando pensavi di non esserlo, probabilmente. Ovvio, se arrivano sempre pensieri, 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 si può, lì non sei presente perché sei solo qui. E già ci siamo tutto il giorno qui che ogni tanto si può anche pensare, ora osservo il respiro, ascolto il corpo e lascio andare i pensieri. Quello è quello che si può fare. Quindi si va sul sito, anche appunto chi non l'ha mai praticato, si va sul sito di Yoga Academy e ci sono corsi base per iniziare. Sì, allora, chi va sul mio sito può iscriversi, può ottenere i 7 giorni di yoga gratuito per provare o può anche semplicemente. La mia candela sta. O può anche semplicemente andare su YouTube e provare, per chi non ha mai provato,
E magari non sa se gli piaccio io, gli piace come insegno, non deve per forza entrare nella scuola e pagare un abbonamento, può anche provare gratuitamente. Poi è ovvio, a un certo punto YouTube, che ha lezioni molto corte, comunque è limitato e non ha un ordine, magari una persona inizia, ok, voglio approfondire, ok, mi piace lei, mi piace il suo metodo, allora entro nella scuola. Ok, quanto è consigliato praticare al giorno per avere migliori risultati? Ma io dico sempre poco tutti i giorni, perché sennò poi dopo diventa stressante. È vero, ora abbiamo tempo, però poi dopo speriamo di tornare a una vita normale e sarà tutto come prima. Quindi avremo poco tempo perché solitamente le persone quello che mi dicono è ho poco tempo. Poco ma spesso. Per avere i benefici e per vedere i risultati, poco ma Poco ma spesso. spesso. Se riuscite a fare Ok. 40-45 minuti ogni giorno. Perfetto, non farei un'ora e mezza al giorno perché è troppo, secondo me, soprattutto per uno che magari sta iniziando. Yoga Academy senza Facebook, è possibile co seguirti così? Solo su Instagram? Comunque ti sto ascoltando e sei fantastica. Grazie. Sì, non è obbligatorio Facebook. Facebook, è praticamente fatto perché è l'unico social network che lo permette per avere una community, è fatto per sentirsi parte di una community dove le persone scrivono, chiedono, si domandano, condividono, eccetera. Però non è che non puoi essere Yoga Academy. Tra l'altro, voglio dire questa cosa che mi sono dimenticata. Stiamo lavorando a realizzare un'applicazione, dovrebbe mancare poco. E quindi probabilmente una volta che ci sarà l'applicazione, ci sarà modo di interagire sull'applicazione, magari di spostare la community anche su quest'app. Ecco, Per chi non Denise, ha come Facebook. vedi, le domande sul yoga sono tantissime, quindi lascerò a chi ti segue farti domande più specifiche sullo yoga, perché ovviamente io ero più interessata anche alla tua vita, no? Più che alle Certo, pratiche in sé sì. dello yoga, ovviamente. E come ti vedi in futuro? Ti vedi sempre come insegnante di yoga? Sì, assolutamente sì. Magari insegnerò uno stile diverso, magari insegnerò solo meditazione, magari non lo so, però cioè, per il momento sì, riesco a vedere a lungo termine che è la cosa che mi piace di più e come ti dicevo prima, è una cosa, è un ambito in cui non si finisce mai di imparare, quindi probabilmente cambierà, probabilmente si evolverà e comunque io spero di continuare a insegnare yoga. Senti, l'ultima domanda, torniamo alle nostre montagne. Quanto ti mancano e quando tornerai poi in Trentino? Allora, mi mancano tantissimo, ovviamente. Ci pensavo proprio oggi e non lo so se dipende da questo decreto che uscirà tra pochi giorni a maggio. Mi mancano tanto ogni volta che torno, è vero che sono vagabonda, è vero che sto tanto al mare, è vero che amo il surf, ma ogni volta che torno in montagna mi sento a casa, mi sento che ci sono le mie radici, mi sento centrata, mi sento bene, mi sento che la cosa che conta di più al mondo è lì, la mia famiglia, eccetera. Quindi spero al più presto. Spero al più presto e spero anche di riuscire a organizzare qualcosa al più presto perché ci sono tantissime persone che conosco e che mi vogliono bene, con cui vorrei condividere comunque lo yoga e fare quindi qualcosa con loro, come ad esempio la Roda di Vael, no? Che è stata una cosa che ho fatto per anni. E poi lei, la Roby che ha tantissima gente, tantissime cose, o io che sono sempre in giro, non siamo più riuscite negli ultimi 2 anni a incastrare. Però anche a me piaceva tantissimo fare quella cosa, ero tra le montagne e facevo la cosa che più mi piace fare con delle Secondo persone. me è anche il fatto appunto di essere nella natura, proprio praticare lo yoga nella natura, Sì, regala assolutamente. qualcosa in più. Tra l'altro io e Dario abbiamo capito che probabilmente dovremmo lasciare la casa di Ah Barcellona. sì, alla Prima di tutto, fine. non sappiamo quando potremo tornare a Barcellona come prima cosa, ma come seconda cosa, cioè prima si viaggiava con Ryanair a 60 euro, adesso non sarà più così economico, non sarà più così facile, per non si sa quanto, però sicuramente per almeno 6-7 mesi. Quindi se viaggiando e spostandoci così tanto, se ci costa il triplo un volo, perché dicono che ora in aereo tu sarai seduto da solo sui tre posti per mantenere le distanze, quindi costerà probabilmente il triplo, abbiamo detto, probabilmente dobbiamo
lasciare Barcellona e la montagna ovviamente è tra le opzioni, diciamo che è in opzione, è in classifica sui posti in cui andare a vivere. Ah sì? Sì. Bene. Beh, dai, cioè, nel senso, Non voglio illudere mia mamma se sta guardando, esatto, si perché sta però ancora guardando. sì. Vediamo, forse torna a casa. Se qualcuno che mi affitta una casa o mi sa consigliare qualche agenzia, ditemelo, che non è facile da trovare a casa su. Senti, Denise, hai quasi convinto anche me a iscrivermi all'Academy, pensate, prima. No, Quasi. prima mi hai detto che devo seguire le lezioni su YouTube, Ma te vedere i hai video già su. praticato con me, già mi Ah, conosci. ok, posso iscrivermi Sì, allora. Posso iscrivermi. Ecco, certo, sì. e quindi grazie per il tempo che mi hai dedicato, appunto. Adesso fai un po' di digital detox, se no Sì, devi. Ah, veramente. perché se adesso ci sono un sacco di commenti, devi rispondere a tutti, Vedi, che infatti tu io prima hai detto non. adesso fatele le domande sullo yoga, ho detto ecco. Vedi, fino alle 8 di sera devo stare a rispondere ora. Non è colpa mia. Guarda, hai già trovato No. la casa? Riccardo ti affitta casa. Ah, vero? Dove? Non so, Riccardo, Val di scrivi dov'è, Chemme. scrivi dov'è l'appartamento. Ah. Sono in cerca. E quindi spero di vederti invece dal vivo presto, quando si potrà, quando tornerai. Speriamo al più presto, Va sì. bene? Grazie Andalo, Andalo, no, un po' lontano dalla Val di Fiemme, Andalo, Riccardo. Però è vicino alla pista da scia? a te. però non posso tradire le mie piste. No, non puoi tradire le tue piste. No. Dai. Denise, salutami Ciao a Dario, tutti. grazie, Ok, ciao, ciao, grazie a baci, te. Ciao Bella. ciao. Ciao ciao. Ciao a Ciao, ciao, ciao. tutti.